Benvenuti al TG10, la pagina sindacale in apertura oggi dal telegiornale. Vi riferiamo dell'incontro che si è svolto ieri in prefettura a Caltanissetta in merito alla denuncia presentata dalle organizzazioni sindacali dei metalmeccanici sui criteri di assunzione da parte delle imprese che si aggiudicano appalti in Enimed. Vediamo. Tavolo tecnico ieri in prefettura in merito alla denuncia presentata dalle organizzazioni sindacali dei metalmeccanici FIO, MAFIM e WILM sui criteri di assunzione da parte delle imprese che si aggiudicano appalti e o autorizzate al subappalto in Enimed, presenti le confederazioni CGL, CISL e WIL. Il sindacato ha ottenuto la mappatura immediata del personale assunto e l'impegno immediatamente esecutivo da parte dei vertici di Enimed di far presente sin dalla fase di gara d'appalto della presenza di una lista di lavoratori usciti dal ciclo produttivo ed ovviamente i lavoratori del territorio. Lo stesso metodo, precisa il sindacato dei metalmeccanici, da anni viene adottato presso la raffineria di Gela. Il tavolo è stato un tavolo molto ampio, in quanto c'era anche la presenza di RAG, di Enime e di altro funzionario dell'Eni, perché vista la peculiarità della crisi occupazionale che c'è in questo momento, dovuto soprattutto a quelle che sono state vittime di questa dismissione e un'eventuale riconversione, è chiaro che la situazione è diventata molto esplosiva. Ovviamente Enimed, con dati alla mano, infatti era ben fornita di questi dati, anche dobbiamo anche ammettere che in parte la sua parte l'ha anche fatto. Infatti ha dimostrato che 127 unità del bacino certificate, che bene o male sono persone che provengono da altre aziende, hanno operato, ovviamente per le tipologie di lavoro che hanno, che sono in genere tipologie a picchi e diciamo non continue. È chiaro che questo non lenisce il problema che si sta vivendo adesso per quanto riguarda i lavoratori dell'indotto, anche perché lì c'è anche un indotto che voglio dire non naviga nemmeno nell'oro, ma abbiamo anche chiesto che ci sia un tavolo di confronto anche con l'indotto dell'Enimed, in questo caso con le aziende, eventualmente per avere un'ulteriore verifica ed eventualmente se ci possono essere margini ancora di, diciamo, di collocazione di altro personale, ovviamente dando una priorità a chi momentaneamente si trova senza ammortizzatore sociale e di conseguenza non ha neanche un sostentamento al reddito. L'incontro di ieri, sottolinea Sardella, è stato proficuo e si vigilerà su quanto concordato. Non avevamo il termometro della situazione se non tramite denunce da parte del lavoratore o tramite denunce da parte dei nostri rappresentanti di base che di mano a mano vigilano, però questo non è un metodo di lavoro. Il metodo di lavoro è che mano a mano che diciamo c'è la società subappaltante o appaltatrice, chiaramente deve essere anche sensibilizzata a mettere mano anche sulla peculiarità del territorio, che in questo momento voglio dire non è che naviga nell'oro. Cambiamo argomento, un infarto fulminante mentre era al lavoro e la tragica fine di un operaio di 39 anni gelese alle dipendenze della Tecra, la società che si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. L'uomo si chiamava Francesco Biundo, l'episodio si è verificato ieri sera al lungomare Federico II di Svevia, trasportato d'urgenza in ospedale, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Morire a 39 anni di infarto mentre guidi il mezzo di lavoro e senza dubbio la tragedia. Nella tragedia sento di esprimere il mio dolore per la morte di un grande lavoratore che lascia 5 figli ed un grande vuoto tra i colleghi del comparto igiene ambientale. Voglio ricordare così Francesco, non avendo altre parole, per la portata di questa disgrazia. È il pensiero di Ignazio Giudice, segretario provinciale della CGL. Il coordinamento dei comitati di quartiere di Gela è tornato a riunirsi nei giorni scorsi per discutere di alcuni dei principali problemi che riguardano la città. In particolare l'ultimo incontro è stata l'occasione per discutere con l'assessore all'urbanistica Francesco Salinitro in merito all'iter per l'approvazione del piano regolatore generale. L'assessore, pur rilevando le numerose difficoltà riscontrate nel tempo, ha rassicurato i presenti circa una
rapida e positiva approvazione da parte della Regione Sicilia dello strumento urbanistico. La problematica riguardante il piano regolatore è stata particolarmente sollecitata dai comitati di quartiere anche alla luce dei recenti episodi che hanno coinvolto alcuni cittadini sottoposti a procedimenti penali per i reati di abusivismo edilizio. Un'intera puntata dedicata a Gela, al suo rapporto con il mare e ai suoi cambiamenti. Da una settimana in città è presente una troupe di Rai Storia al fine di girare un reportage che sarà mandato in onda nel mese di aprile. 10 puntate, ognuna dedicata ad una città diversa, e Gela è rientrata tra le prime 5 scelte, assieme a Taranto, Livorno, Pisa, Trieste e Genova. Il documentario porta la regia di Sergio Cataldo. L'autore e capo progetto del programma è Eugenio Farioli Vecchioli. Ma perché proprio Gela? Abbiamo scelto Gela come una delle città protagoniste di questo nuovo programma che Rai Storia sta producendo, che si chiama Mare Nostrum, proprio perché Gela ha una storia secondo noi molto ricca, che ha attraversato un lunghissimo arco cronologico, dagli antichi greci, una delle colonie più importanti che è stata fondata in Sicilia, allo sbarco degli americani, all'epoca più recente che è ovviamente segnata dall'avvento del petrolchimico. È una stratificazione molto complessa che oggi porta con sé anche ovviamente molte contraddizioni e toni molto forti e che però credo che racconti in maniera veramente esemplare un pezzo di storia del nostro mare e della Sicilia davvero importante. Farioli Vecchioli ritiene la nostra città un laboratorio formidabile. Che è una città dove le epoche e le contraddizioni si mischiano in maniera molto evidente. E come dire, e però dall'idea di una città che in qualche modo è in attesa, che ha delle potenzialità secondo me straordinarie. Siamo quasi a metà dicembre, oggi è una giornata veramente quasi totalmente balneare. Ha una costa bellissima, la piana di Gela, dove abbiamo fatto diverse riprese, è veramente un posto incredibile. Ovviamente queste potenzialità sono purtroppo spesso inespresse, e però come dire, la città mi sembra che oggi forse si affaccia a un periodo di attesa che qualche prospettiva potrebbe portarla. Tante le interviste realizzate in questi giorni dalla troupe, ma cosa ha colpito Farioli Vecchioli di Gela? Il primo impatto che si ha sono le due enormi ciminiere imponenti del petrolchimico. È un impatto, la prima volta che si vedono, molto forte, no? Devo dire che stando qui e avendole ormai presente, hanno anche la loro bellezza secondo me, fanno parte ormai di uno skyline che chissà, magari fra 50 anni, 60 anni saranno uno dei più grandi siti di archeologia industriale visitati d'Italia, oppure sarà invece un'industria che ancora continua a lavorare, che si sarà riconvertita in un settore diverso. La grande stagione del petrolio, quel miracolo di cui si parlava negli anni 60, è chiaramente finito. Non può essere più quella lì l'aspettativa. Però insomma non è detto che non ce ne possano essere altre. L'essenziale non è ciò che facciamo, ma come lo facciamo ogni giorno, col cuore, la gioia, la passione, la competenza, l'entusiasmo, la condivisione, l'unione, l'allegria, la discrezione e nella possibilità che sulle labbra di un bambino affiori un sorriso. Con questo spirito, l'Istituto Alberghiero Luigi Sturzo di Gela, l'ADMO, Associazione Donatori Midollo Osseo, sezione di Gela, presieduta da Giacomo Giurato, in collaborazione con il reparto di pediatria dell'ospedale Vittorio Emanuele, presentano l'evento Sorridiamo, una giornata in allegria donata ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria. Appuntamento il prossimo giovedì alle 10:30, saranno consegnati gadget e doni preparati proprio dai ragazzi guidati dal docente Emiliano Sigona. L'evento, giunto alla terza edizione, è finalizzato alla promozione della donazione di midollo osseo, che ha come obiettivo quello di reclutare giovani donatori di midollo osseo, l'unico modo per garantire ai malati in attesa di trapianto una possibilità per riappropriarsi della loro vita.
Le associazioni nazionali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Gela organizzano per giovedì 15 dicembre una celebrazione eucaristica in occasione del precetto natalizio che si terrà presso la Chiesa Sant'Agostino con inizio alle 18. La messa sarà officiata dal Vescovo della Diocesi di Piazza Elmerina, Monsignor Rosario Gisana. È prevista la presenza di autorità civili e militari provinciali e locali ed anche del coro Perfetta Letizia San Giovanni. Si terrà venerdì 16 dicembre alle 18 nei locali della Casa del Volontariato di Via Ossidiana l'Assemblea Aperta di Cantiere Gela, un laboratorio urbano di coprogettazione per il nostro territorio. Sentiamo. In questa assemblea è di particolare rilevanza il fatto che saranno presenti anche le istituzioni. E noi da diverso tempo stiamo lavorando per fare in modo che vi siano delle coprogettazioni in maniera tale che vi sia spazio per una rigenerazione urbana e sociale della città di Gela, che in questo momento sta attraversando una crisi profonda. E quindi stiamo mettendo in essere una serie di progetti che ovviamente richiedono il loro tempo, ma in cui cerchiamo di muoverci assieme associazioni, ente comune, anche la direzione museale, in modo tale da sviluppare qualcosa che possa essere utile non solo per fare nascere delle cose nuove e valorizzarle, ma anche per cercare di dare, per quello che è possibile, anche delle risposte occupazionali. L'incontro ha un tema importante, dal Palio delle Manne al Parco delle Fiabe. Perché? Il Palio dell'Alemanna è stato fatto quest'anno per la prima volta da una nostra associazione, Geloit Iskelion, con la direzione di Giuseppe Laspina, e ha avuto un ottimo successo. È nostra intenzione praticamente ripetere l'esperienza. Già c'è stata qualche riunione preparatoria insieme al Comune e alla Commissione, diciamo, Comunale di Cultura, presente anche l'assessore Salinitro. In questa sede noi presenteremo, perché sappiamo che dovrebbero venire rappresentanti della Giunta Comunale, presenteremo uno schema di palio. E la cosa importante in questo, al di là dell'organizzazione, è quella di andare a formare un comitato, che sia un comitato come nelle altre città permanente, in modo tale che, al di là poi di quelle che sono le politiche, e possono cambiare ovviamente, ma il comitato rimane. E quindi questo deve essere la base per fare in modo che ogni anno ci sia un palio che abbia le caratteristiche. Ricordiamo dunque l'appuntamento di venerdì prossimo. L'appuntamento sarà venerdì presso la Casa del Volontariato in Via Ossidiana, accanto ai Vigili Urbani, alla sede dei Vigili Urbani, alle ore 18. E sono invitati praticamente tutti, perché è un'assemblea aperta, non solo l'associazione. Un cantiere aperto. È un cantiere aperto di rigenerazione urbana e sociale. Il Comitato Femminile della Pubblica Assistenza Pro Civis, Protezione Civile di Gela, in occasione delle prossime festività natalizie, organizza una raccolta di generi alimentari e prodotti da destinare alle famiglie indigenti. La raccolta di cibi non deperibili, rivolta a quanti vorranno aderire all'iniziativa, avviene presso la sede della Pro Civis in via Ossidiana 23 fino al 22 dicembre, dalle 15.30 alle 20.30. La distribuzione alimentare avverrà il 23 dicembre, subito dopo il consueto progetto natalizio dei volontari previsto per le 19. Si discute del futuro dei lavoratori del comparto forestale del DDL 104 nel corso di un'assemblea organizzata da Alicomsal e Sifus. Un incontro, quello svoltosi lunedì 12 dicembre 2016 all'interno del Centro Culturale Polivalente Michele Abbate, in cui oltre ai lavoratori erano presenti anche alcuni rappresentanti delle amministrazioni locali. Oggi siamo qui a discutere con i lavoratori della provincia di Caltanissetta per capire qual è l'atteggiamento che dobbiamo tenere nei confronti del governo. È chiaro che l'atteggiamento che vogliamo tenere nei confronti del governo è un atteggiamento propositivo. Noi abbiamo già da alcuni anni in campo una proposta di legge di iniziativa popolare che guarda alla stabilizzazione di tutti i lavoratori forestali dentro un quadro di pubblica utilità e produttivo. Una proposta di legge che ci consentirebbe di recuperare le risorse necessarie appunto per la stabilizzazione da altri canali di finanziamento, canali che sono diversi rispetto ai canali tradizionali da dove fino ad oggi la regione siciliana ha tratto le risorse per far lavorare quei lavoratori, i lavoratori, quelle misere giornate che hanno lavorato appunto fino ad oggi. Quindi
dal nostro punto di vista è necessario che i lavoratori facciano tutti massa critica e rivendicano assieme al SIFUS, quindi assieme a noi, il voto da parte dell'Assemblea regionale a questo disegno di legge, che si chiama disegno di legge 104 del 2013, che risolverebbe in maniera definitiva il problema del comparto. Quando mi riferisco al comparto non mi riferisco solo ai lavoratori, ma mi riferisco pure al patrimonio boschivo e forestale e soprattutto mi riferisco alla messa in sicurezza del territorio siciliano. Abbiamo dimostrato che i lavoratori forestali, quando vengono utilizzati per il territorio, sanno svolgere con precisione e impegno le loro funzioni. Lo abbiamo visto sull'utilizzo del dissesto idrogeologico nei comuni, sono stati ben utilizzati, ma quest'anno non hanno visto una prosecuzione verso questa direzione e quindi sono più le somme che vengono utilizzate per riparare i danni che per la prevenzione. Ecco la nostra richiesta, sia da parte dell'Alicoms che del SIFUS, è di mettere in campo una sana politica e che il deputato regionale, presidente Crocetta, si assumano la responsabilità di stabilizzare questi lavoratori, perché abbiamo dimostrato che la stabilizzazione è possibile. Oltre Parigi e il libro di Salvondo è Anna Lucia Valvo, che sarà presentato venerdì 16 dicembre alle 17.30 nell'ex chiesetta San Biagio di Gela nell'ambito dei venerdì letterari promossi dalla libreria Mondadori e dall'assessorato comunale alla cultura. Saranno presenti gli autori, introdurrà i lavori Angela De Maria. Fai la cosa giusta, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, martedì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione la carta e o i cartoni ben piegati e impilati. Conferire giornali, quotidiani e riviste, libri e quaderni privati da altri materiali, fotocopie e fogli usati, imballaggi in cartone, cartoni per pizza solo se puliti, contenitori in Tetra Pak vuoti, privati dei tappi, lavati e scolati, scatole per alimenti e non, buste, sacchetti zucchero e farina, shopper in carta, tovaglie in carta non unte. Depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fondi di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Rieccoci, seconda parte del telegiornale. La Confcommercio Gela sta avviando i corsi sulla sicurezza. Si tratta del corso responsabile del servizio prevenzione e protezione di 16 ore, rischio basso, e del primo soccorso di 12 ore, rischio basso e medio. Gli interessati possono effettuare l'iscrizione presso la segreteria della Confcommercio in via Cicerone 104-110 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. C'è anche un numero telefonico 0933 93 97 18. È prevista per giovedì 15 dicembre nell'auditorium del liceo classico Eschilo di Gela, diretto da Gioacchino Pellitteri, la presentazione del libro Ludibrio Sibi Haber di Federico Efer. L'iniziativa è dell'Uni3, presieduta da Angela Scaglione. Introdurrà i lavori Liborio Mingoia, docente responsabile culturale Uni3. E ora parliamo di calcio, le ultime in casa Gela. Una sconfitta ci può stare, è la legge del calcio, ma uscire battuti perché l'arbitro della contesa, Alberto Catastini di Pisa, si erge a protagonista in negativo, non è accettabile. Lo dice il direttore sportivo del Gela, Giovanni Martello, a seguito del 2-1 con la Sicula Leonzio. Il direttore di gara, infatti, non ha usato l'identico metro di giudizio su due episodi simili. Al 13° del primo tempo ha espulso il difensore biancazzurro Campanaro, reo di aver commesso fallo in area ai danni di Randis. Espulsione e rigore netti, ma al 73° in area lentinese è stato atterrato Bonanno. Rigore sacrosanto, ma solo ammonizione per il difensore Cacciola. Episodi che alla fine della contesa hanno pesato. Domenica purtroppo siamo stati oggetto di decisioni arbitrali cervellotiche, assurde, a senso unico, che ci hanno fortemente danneggiato. Però bisogna
bisogna fare i complimenti a questa squadra, a questi ragazzi, perché nonostante tutto ha sfoderato una prestazione di alto livello, mettendo in seria, serissima difficoltà una squadra importante come la Leonzio, dominandola per larghi tratti della partita. E quindi dobbiamo uscire molto, ma molto più rafforzati da questa sconfitta, perché abbiamo la consapevolezza di potercela giocare alla grande contro chiunque. Il direttore sportivo elogia ancora una volta i tifosi che anche a Lentini non hanno fatto mancare il loro sostegno. È veramente gente che ama la squadra, che vive per la squadra, che in qualsiasi stadio d'Italia dove noi andiamo a giocare sono presenti, dove ci fanno sentire il loro calore. A Lentini giocavamo in casa e quindi sono certo che anche grazie alle prestazioni, all'abnegazione, i tifosi si siano innamorati ancora di più di questa squadra e di questi ragazzi. E sono certo che domenica, anche grazie a loro, vinceremo questa partita, perché loro ci danno sicuramente una marcia in più. Nelle prossime ore, dice il DS, non sono esclusi colpi di mercato in entrata. In settimana dovremmo ufficializzare l'acquisto di Candiano dalla Leonzio e non escludo, oltre a quello di già domenica, che abbiamo preso il ragazzo 98 segreto dal Due Torri. Non escludo che tra oggi e domani possa arrivare un altro elemento che ci dia maggiore solidità ed esperienza per affrontare il girone di ritorno. Dal 16 al 22 dicembre e dal 28 al 30 dicembre, nella suggestiva piazza Santa Madre Teresa di Calcutta, antistante la parrocchia Santa Maria di Betlemme a Gela, si terrà il presepe vivente con i tradizionali personaggi, gli usi e i costumi del periodo della Natività. Gli orari sono i seguenti: dalle 18 alle 23 l'apertura mattutina è dedicata alle scuole e torna il presepe vivente allestito dall'associazione SMAF, Sport, Musica, Arte e Folklore, presieduta da Gaetano Davide Arizzi. Appuntamento ai prossimi 25, 26 e 27 dicembre e 5 e 6 gennaio nel quartiere Canalazzo dalle 19 a mezzanotte all'ingresso del presepe via Casale, angolo piazza Salandra. Al visitatore verrà chiesto un contributo simbolico di 3 euro che in parte verrà devoluto in beneficenza alla piccola casa della Divina Misericordia. Con il biglietto d'ingresso si avrà diritto alla consumazione tra una variegata scelta di prodotti tipici del territorio gelese. Fervono i preparativi per la corsa del Babbo Natale, terza edizione di una passeggiata per la vita. Anche quest'anno l'Imera Family Bikers, in collaborazione con le associazioni Anzichitanza e Nicolo Serroni, hanno deciso di invitare domenica 18 dicembre i nisseni a scendere in piazza vestiti da Babbo Natale o semplicemente indossando un cappello rosso con pompon bianco per contribuire a un'iniziativa di solidarietà, ovvero donare una somma per l'acquisto di un defibrillatore. Una manifestazione che ancora una volta sposa il connubio sport e solidarietà, un'occasione anche per trascorrere una giornata in spensieratezza e vivere il centro storico. L'appuntamento è alle ore 9.30 in piazza Garibaldi. Anche quest'anno ci siamo messi in moto per organizzare la manifestazione. Per noi questo è il terzo anno che abbiamo sposato il progetto Nicolò Serroni. Nicolò, ricordiamo a tutti, è un ragazzo che ha perso purtroppo la vita perché non è stato aiutato prontamente con un defibrillatore. Noi stiamo cercando da 3 anni a questa parte di organizzare delle manifestazioni per acquistare dei defibrillatori e donarli a delle associazioni, così come abbiamo fatto negli altri anni. Anche quest'anno chiediamo l'aiuto di tutti per cercare di riuscire ad arrivare al nostro obiettivo. Diciamo che la manifestazione quest'anno sarà organizzata, appuntamento in piazza domenica 18 per le 9, faremo la donazione e in piazza ci sarà Babbo Natale, la casetta di Babbo Natale, rene delle attrazioni, delle giostrine per le famiglie e i bimbi.
e una volta che ci raduniamo tutti facciamo un piccolo percorso cittadino, saremo guidati dalle forze dei vigili e da altre associazioni, facciamo 5-6 km per poi rientrare in piazza e ci sarà una degustazione di panettoni per tutti. E facendo così ci aiutate tutti a comprare l'ennesimo defibrillatore, per cui vi chiedo a tutte le famiglie, a tutti gli sportivi di scendere in piazza domenica 18 per aiutarci a raggiungere questo ennesimo obiettivo dell'Imera Family Bikers. E oltre a scendere in bici si può scendere anche con i pattini piuttosto che fare la corsetta a piedi. Lo scopo è quello di prendere più persone, più famiglie possibili e raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati. Appuntamento con la musica domenica 18 dicembre alle 19 nella chiesa Sant'Antonio di Gela. È previsto il recital pianistico di Nicolò De Maria. Anche per oggi abbiamo concluso, noi ci rivedremo nelle prossime edizioni. Grazie per averci seguito. Arrivederci.